Patate, olive e capicollo calabrese, tre ingredienti per una ricetta fantastica, stupenda, una ricetta antica ma anche molto moderna. Non vi dico di più, vi faccio vedere il video. Partiamo con tagliare tutte le patate in maniera molto sottile. Con un coltello ben affilato le tagliamo a fettine sottili di meno di mezzo centimetro. Non devono essere così grosse anche perché poi devono cuocere in maniera omogenea nella padella. Aggiungiamo un po' di sale alle patate, le mescoliamo in modo molto veloce, dopodiché le lasciamo riposare per qualche minuto. In una padella aggiungiamo un po' di olio. Le patate non devono essere coperte dall'olio, l'olio deve semplicemente essere presente sul fondo della padella. Aggiungiamo le patate e le facciamo cuocere piano piano a fuoco medio-basso, cercando di non mescolarle poi troppo. Ovviamente, come al solito, sapete che trovate la ricetta sotto nel box di informazioni oppure su www.tortinuvole.com. Faccio cuocere quindi le patate per circa 10 minuti, 7-10 minuti da un lato e poi comincio a girarle all'interno della padella. Quando la cottura è ultimata, le tolgo dalla padella e continuo con gli altri ingredienti. Vi ricordo che se vi piacciono le ricette tradizionali popolari della Calabria, potete acquistare il mio libro che trovate su Amazon e vi lascio il link nel box informazioni. Nella stessa padella, senza neanche buttare via l'olio che è rimasto dopo la cottura delle patate, aggiungete dei pezzetti di capicollo, oppure speck calabrese, oppure anche del prosciutto che fate, insomma, che acquistate. Io ho utilizzato speck che fa mia madre in casa e capicollo. Voi potete anche utilizzare, per esempio, pancetta. Fate soffriggere all'interno di questo olio, la fate ben rosolare, aggiungete le olive e quando sono pronte le aggiungete sopra le patate. Dopo aver adagiato il prosciutto o il capicollo croccante, una spolverata di origano calabrese. È questo piatto fenomenale, il piatto del contadino, il piatto della nonna, è pronto per essere servito. Allora, che ne dite? Cioè, questo piatto è fantastico, vedete, queste patate si cucinano veramente in 10 minuti, non ci vuole così tanto tempo, soprattutto se poi le tagliate sottilmente così come avete visto all'interno del video. Un piatto fantastico, un piatto molto semplice, un piatto però molto gustoso. Un piatto ovviamente originariamente molto calorico perché magari prevedeva anche l'utilizzo della pancetta che ovviamente era molto più grassa. Oggi abbiamo utilizzato per esempio a casa il capicollo calabrese che tendenzialmente è più magro e se voi non lo trovate potete tranquillamente sostituirlo con un altro prodotto locale che trovate. Ad esempio, se vi trovate a Milano potete sicuramente utilizzare la coppa. Io come al solito spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mettete un bel like a questo video, condividete con i vostri amici e i vostri parenti, soprattutto se fate questa ricetta, non dimenticate di mandarmi un messaggio su Facebook oppure di taggarmi su Torte di Nuvole su Instagram. Io come al solito vi do appuntamento al prossimo video e fino ad allora, se vi va, potete andare a controllare e dare un'occhiata a questi video che vedete qui accanto a me, che ho già pubblicato qui sul canale. Per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!